Ciao ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi siamo al primo episodio della Bachelor Challenge. Ragazzi, come potete vedere siamo Oasis Springs e qui abbiamo la grandissima villa dove vivranno le nostre sette ragazze, anzi le vostre sette ragazze, più il mio Bachelor. Allora ragazzi, innanzitutto volevo farvi due ringraziamenti. Il primo perché da quando sono tornato dalla pausa estiva le visualizzazioni sono comunque tante, ci sono tanti nuovi iscritti. Credo sia un po' perché tornati dalle vacanze, diciamo, sono riuscito a beccare un po' di nuove persone, sia perché comunque l'iscrizione per quanto riguarda la Bachelor Challenge, anche per parteciparvi, è stata, diciamo, numerosa. E il secondo ringraziamento, ragazzi, va proprio a tutti voi che avete partecipato alla Bachelor Challenge. Ragazzi, scegliere queste sette simmine non è stato affatto semplice. Uno, perché con tutti i problemi della galleria che abbiamo avuto, devo ringraziarvi perché siete stati carinissimi a rimandare le vostre simmine. E due, perché ragazzi la partecipazione è stata davvero grande. Mi sono arrivate più o meno 25 sim, cosa che non mi aspettavo. E sceglierne solo 7, erano tutte molto belle, tutte molto interessanti, tutti che avevate voglia di partecipare a questa Bachelor Challenge. Quindi per me è stato davvero difficile scegliere. E in realtà ragazzi non le ho scelte io, nel senso che io ho solo diviso, proprio per non scontentare nessuno, ho diviso le sim in categorie, tipo quelle bionde, quelle rosse, quelle marroni, eccetera eccetera. Tra l'altro una persona mi ha appena aggiunto ai preferiti, ti ringrazio chiunque tu sia. Vediamo se si vede. No, non si vede, è stata aggiunta ai preferiti perché ha aggiunto la mia famiglia, benissimo, dei coinquilini. E vi dicevo appunto, poi ho fatto scegliere i miei coinquilini, diciamo la ragazza bionda che gli piaceva, piuttosto che la ragazza di colore, piuttosto che la ragazza rossa, eccetera eccetera eccetera. Quindi ragazzi, spero vivamente che non succeda come il Grande Fratello, nel senso che spero che tutti coloro che hanno partecipato mandandomi una simmina e che magari non vedono la propria simmina fra le sette scelte, spero non si defollowino. Oddio, adoro, grazie chiunque tu sia e chiunque tu stia, cioè che stia scaricando tutte le mie cose, benissimo. E quindi ragazzi non mi resta altro che andarvi a presentare innanzitutto il Bachelor. Lui è Albert, come potete vedere abbiamo delle foto che vi metto. Lui è Albert, come potete vedere Albert non è un superadone muscoloso pazzesco, ma è semplicemente un bel ragazzo ricco che ha voglia di trovare la sua compagna. Questo Albert l'ho fatto interamente io, ho voluto apposta non fare un sim supermodello perché non mi interessava, ma è molto interessante. E ora ragazzi, finalmente andiamo a vedere le sette sim. Allora, la prima, eccola qui, è Ariadna Connor di Racheletta 03. Ringrazio Racheletta perché è sempre una di quelle che commenta spesso ed è molto attiva da tantissimo tempo. Mi ha mandato questa sim e devo dire che per quanto vedrete anche nelle scelte, non ho scelto le più belle, ma ho scelto quelle un po' interessanti sia a livello di colori sia a livello proprio di caratteristiche. E Ariadna, diciamo, come ragazza rossa ci è piaciuta un sacco, a me e ai miei coinquilini. La seconda è Ashley Darling di Ari 883. Devo dire che anche Ashley è una biondona pazzesca, adoro tantissimo questa ragazza, così un po' acquestapone, ma non del tutto bionda, con queste sopracciglia scure. Poi molti avete dato uno stile a queste sim pazzesco, quindi mi piace tantissimo. La terza, infatti, in ordine alfabetico è Elizabeth Black di Elise Lytherin. Devo dire che questa sim mi ha colpito, una per l'audacia e il coraggio di Elise Lytherin a pubblicare una sim con i capelli blu. Mi è piaciuta tantissimo, secondo me è una personalità molto ganza. Poi questi super tatuaggi mi piacciono un sacco. C'era anche un'altra sim tutta tatuata e ve lo dico molto tranquillamente, ed era Adrian Grey di Sara Mazzuferri, che mi piaceva tanto, però effettivamente poi fra le due Elizabeth era più nel, diciamo, ci stava meglio nel gruppo. Andiamo avanti. L'altra è
Lizzy Connor di Chiara 88 Channel. Allora, io ringrazio Chiara 88 Channel perché Chiara ha un suo canale e io adoro quando gli youtuber che fanno gameplay di The Sims partecipano alle altre cose degli altri youtuber. Trovo che sia una cosa molto bella e mi piace tantissimo quando tra noi youtuber ci sosteniamo con l'iscrizione, comunque con il commento, con il mi piace. È una cosa che io trovo molto simpatica e io sono il primo che comunque sono iscritto a molti canali degli youtuber italiani, anche se poi magari attivamente non li seguo o comunque ne seguo poche cose dei loro canali, però credo sia una cosa molto importante. E Lizzy, devo dire che mi è piaciuta, ora a prescindere dal fatto che Chiara fosse una youtuber, Lizzy è piaciuta tantissimo a me e ai miei coinquilini. Andiamo avanti, l'altra è Marta Frank di Juhu 11, spero di aver detto bene il nome. Allora, Marta Frank, devo dire che a livello di estetica è abbastanza particolare, è la seconda e ultima sim bionda e devo dire che mi è piaciuta un sacco perché Marta, ragazzi, ha questa estetica anche negli altri look, ha un viso molto particolare, secondo me è molto molto bella. Poi ancora la penultima è Sofia Sloan di Lulina 013. Allora, io anche Lulina è una di quelle che sempre partecipa a questi miei contest e devo dire che su Sofia avevamo un po' di dubbi, però ha un viso e un'estetica molto particolare, mi ricorda un po' le Bratz, devo essere sincero, comunque mi ricorda quelle bambole un po' strane con i testoni, perché ha questa, appunto, ha questa testa e questi occhi giganteschi ed è molto particolare, la vedrete anche negli altri look, è molto bellina e quindi Sofia sicuramente si è aggiudicata un posto tra le 7 sim della Bachelor Challenge. E poi, ragazzi, ultima ma non per importanza, la nostra Tiana Blake di Calabrese Look 4. Allora, io penso che questa sia l'unica sim che ho scelto delle sim mandate dagli uomini. L'altro era stato, se non erro, Piero Pier, e ce n'è anche un altro di Antonio 117 PI, una cosa del genere. Credo fossero loro i maschi, ora non so, forse anche Nicky con Adele Ferri era un uomo. E devo dire che Tiana Black era in combutta molto con un'altra sim molto bellina, oddio, aspettate, che si chiamava Meredith Swan di Jules 24 e alla fine abbiamo optato per per Tiana Blake perché comunque era anche un po' in forma, un po' in carne, mi piaceva questa cosa di avere appunto le sim tutte diverse e quindi, ragazzi, abbiamo scelto lei come sim di colore. Io credo che questo gruppo sia improbabile ma molto bello e molto unito. Vi faccio vedere anche l'immagine di copertina che non avete potuto vedere perché sennò svelavo tutto. Io credo che con questa immagine un po' mi sono superato, mi piace un sacco, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate e se vi piace soprattutto questo gruppo e soprattutto se la vostra sim non è stata scelta, spero che nei commenti, seguendo questa Bachelor Challenge, andrete attivamente a votare quella che vi piace di meno o di più, quindi indicate quando vi piace una sim e quando non vi piace una sim, perché io terrò conto di queste votazioni appunto per le eliminazioni. Allora, innanzitutto, ragazzi, dopo questi primi 10 minuti vi chiedo di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace a questo video per sostenere la Bachelor Challenge e appunto, ragazzi, bloccate un attimo il video e andate subito a commentare con il nome della sim che vi piace, che vi ispira, diciamo, di più. E ora, ragazzi, andremo a vedere la villa, perché questo è l'episodio pilota e appunto siamo tornati, diciamo, eccoci qua. Come vedete, il gruppo è tutto al completo, ci sono Lizzy, Ariadna, tutte quante. Andiamo a vedere appunto la casa. L'ho scaricata, ve lo dico tranquillamente, non è mia, l'ho giusto modificata perché non tutte le stanze c'erano delle
le stanze per bambini che non ci interessavano. E la casa è, ragazzi, stupenda. È molto particolare, non è la classica villa unita, ma ha degli ambienti comuni, ha degli ambienti separati dagli altri, quindi ci sono molti posti e punti della casa che potremo sfruttare molto molto bene. Io oggi ora blocco diciamo il gioco, blocco diciamo il tempo e vediamo un attimo la casa, anzi il villone. Ed eccoci ragazzi, siamo arrivati, come potete vedere sono tutte qui fuori insieme al nostro bachelor, quindi stanno per entrare. Allora, innanzitutto io metterei così, così ve la faccio vedere luminosa perché adesso è tipo notte qui. Metterei voilà, metterei G, guardate ragazzi, è un villone mediterraneo praticamente, ereditato dal nostro, è la casa diciamo estiva, la villa estiva del nostro Albert, del nostro bachelor. Ragazzi, adoro, adoro troppo. Allora, iniziamo a vederla. Allora, di qui si entra praticamente, zacca zac, e si arriva nell'atrio. Aspetta, mettiamo i muri, ok. Si arriva qui nell'atrio principale, nell'esterno, che c'è questa bellissima piscina, questo fuocherello dove passeranno delle serate a raccontarsi, c'è una fontana, c'è un'altra fontana, ci sono dei divanetti qui dove avverranno delle cose, e diciamo che si divide molto. Allora, da questo lato, ragazzi, andiamo a vedere subito, si entra e c'è praticamente la cucina con annessa sala da pranzo. Qui vedete delle scodelle e poi capirete perché può essere che prenderò un animale più in là. Questa è la cucina, molto semplice, molto all'italiana ragazzi, villa italiana, villa un po' mediterranea, con una sala da pranzo a 6 posti, quindi non mangeranno sempre tutti insieme. A fianco qui vedete tutto molto aperto, c'è un piccolo soggiornino con la zona narghilè, e qui ancora, guardate che bello, pieno di specchi e cose del genere, piccoli soggiorni, si sale sopra. Allora, da questa parte si esce su un piccolo balconcino e di qua si sale sopra e si va praticamente in una delle stanze. Credo sia la stanza di lui, poi capiremo bene, è la stanza di lui con appunto il suo bagno privato, molto bello, e appunto poi si può uscire, non so da dove si esce, scusate non mi ricordo, ah, da dove si esce qui? Ragazzi, manca una porta, mi sa di... ah no, eccola! No, bugia, non è questa la porta. Oddio, ragazzi, ma di qui non si può arrivare. Vabbè, poi vedremo. E qui praticamente, ragazzi, c'è la zona dove si potranno sposare. Qualora la lei dovesse dire di sì, si potranno subito sposare. Andiamo avanti, ragazzi, riscendiamo giù. Continuando, qui c'è ovviamente un altro bagnetto piccolino. Qui. Continuando si entra nella parte diciamo principale della casa, dove c'è il mega soggiorno con annesso camino, bar ovviamente, bar, poi qui abbiamo una zona dove c'è la radio eccetera eccetera, la libreria, c'è tutto praticamente. Andando da questo lato, ragazzi, incontriamo un'altra camera da letto, questa volta con due letti singoli, quindi due sim potranno stare qui con il loro appunto bagno e la loro e il loro armadio, e qui ci verranno due simmine. Poi continuando, ragazzi, da questa parte c'è un altro bagno enorme con annesso wash praticamente per lavare le robe, e qui c'è una zona comune dove le ragazze appunto potranno giocare a varie cose di società, potranno bere appunto, e c'è anche una zona, una palestra qui dove le ragazze si potranno tenere in diciamo in forma. Come potete vedere qui c'è anche un cinema pazzesco, adoro, e qui ci sono varie scale, le varie scale si può accedere anche dall'esterno, si porta qui che c'è una zona dove possono intagliare delle cose, diciamo una zona un po' hobby, qui c'è i fili dove potranno stendere, qui c'è un'altra camera per tre di loro, tre simmine,
Ecco qui con annessa con il banco per appunto truccarsi, il loro bagno, quindi siamo a quota 5, qui ci sono delle librerie, qui c'è un grande terrazzo e credo basta, sì, qui c'è una porta per accedere dall'altra scala ancora dove c'è l'ultima stanza con ancora due lettini, il loro bagno, una stanza molto carina, molto bellina sui toni del giallo e del rosa. Ogni camera ovviamente è munita di bagno perché siamo in una villa favolosa. E infine ragazzi c'è l'ultima zona, che è una zona molto tranquilla perché è la zona studio, come potete vedere. Qui c'è una zona studio con i computer, la zona social per le nostre simmine. E qui c'è un ultimo salotto, o più che altro una zona libreria, una zona biblioteca. E qui ragazzi c'è la super piscinona. Ovviamente come potete vedere non c'è la televisione perché l'unico modo diciamo per passare è appunto la serata cinema con il cinema. Questa ragazzi è la villa in cui vedremo la nostra Bachelor Challenge. Allora ragazzi, diciamo che oggi è sabato, la Bachelor Challenge andrà in onda di sabato, ma cosa succede? Molto probabilmente fra domani, che è domenica, o lunedì, vedrete un altro episodio, perché questo era l'episodio pilota, vedrete l'episodio numero 1, così da andare subito all'attivo e non far passare un'altra settimana. Mentre il martedì e il giovedì rimarranno gli episodi del nostro gameplay principale. Poi ovviamente, ragazzi, in base ai miei impegni, in base alla vostra richiesta, potrei comunque pubblicarne 3 di episodi del gameplay, oppure raddoppiare un episodio del la Bachelor Challenge, vedremo un po'. Quindi niente ragazzi, io spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi rimando al come posso dire, al prossimo episodio della Bachelor Challenge. Non mi dimenticate di commentare con la sim che vi è piaciuta di più, mettere un mi piace e iscrivervi al canale. Quindi niente ragazzi, spero non vi disiscriviate tutti coloro che non hanno avuto, non vedono la propria sim nella scelta delle 7, perché ci tengo alla vostra partecipazione. E niente, vi mando un bacio al vostro Daniele Danzo e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.